Ehi, tu che guardi Luke? In questo video ci saranno 4 emoji. 1, 2, 3 e 4. Guarda tutto quanto il video bene e scrivi qui sotto nei commenti il minutaggio dove le trovate per farti mettere il cuoricino da me. Buona visione! Salve, benvenuti e benvenuti nel mio show. Oggi, signori, siamo su One Armed Cook, signori. One Armed Cook è praticamente un gioco dove devi cucinare gli hot doggazzi. Gli hot dog, devi fargli il paninaro, signori. E signori, oggi ci andrò a giocare per voi e con voi. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti se volete il secondo episodio, oppure se volete un altro gameplay su un altro gioco, o da portare anche Rocket League. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, un commentino. Grazie, attivate la campanellina, possiamo iniziare. Buona visione. Ok, signori, earn 126 dollari. No, non capisco niente, ragazzi, io non ci sto capendo niente. Comunque, oh, ecco già i due primi clienti di oggi, signori. Ma cosa le porto a lei? Cosa le porto? Un plain hot dog. Perfetto, allora riportiamo il plain hot dog. Come si apre? Ok, così. Lei non ha visto nulla. Forse lui l'ha visto, però lei non ha visto nulla, non è caduto affatto il panino, sì, non è caduto affatto, è solamente un'allucinazione della sua testa causata dall'odore di questi hot dog schifosi che sono fatti con lo schifo. Allora, prendiamo il plain hot dog. In teoria dovremmo fare questa. E non cadere per terra! Porca di quella pulana, non cadere per terra. Ok. Prendiamo il platon. E poi ci mettiamo sopra il plain hot dog, signori. Ma devo tagliare anche lo dog per caso? No, non penso io debba tagliare anche lo dog. Oh, cavolo, oh cavolo. Ok, ecco qua, signore. Allora, lei vuole una sausage. Quindi una salsiccia, solamente una salsiccia. Ma non si vergogna, signori. Ma deve prendere solamente una salsiccia, non si vergogna. Vada dal salsicciaro, allora, non dal paninaro. Io sono il paninaro, non il salsicciaro. Ma per cosa mi ha preso, signore? Dai, non cadere. Ok. Signore, ecco la sua salsiccia. Perfetto, incredible food. Poi puliamo i tavoli qua perché un locale bello deve essere anche pulito, signori. Non solo deve fare una carne buona e un panino buono, ma deve essere anche pulito. Perché se no vengono i nastri e ci rompono il culo. Anche lei vuole una sausage? Ma perfetto, ma le preparo subito la sausage. La sua sausage. Basta che mi paga poi, E porca mulana, porca pulana, porca pulana. No, dai, per favore, mo si brucia la salsiccia. Si brucia la salsiccia. Non pensate male, grazie. Plain hot dog. Quindi lei vuole un plain hot dog. Praticamente il nostro lavoro consiste nel fare questa roba qui. Ok. Non cadete la salsiccia perché sennò ti ammazzo, Ti faccio ridiventare un maiale e poi ti ammazzo, salsiccia. Va bene? Allora, quindi il pane, perfetto. La salsiccia, perfetta. Prendiamo e tagliamo il nostro pane. Ma non cadere! Chi ti ha dato l'ordine di cadere? Chi è che ti ha dato l'ordine di cadere? Surprise, motherfucker! Ah, un topo! Un topo! E taglia stu panin! Laviamo i piatti. Ah, noi dobbiamo lavare i piatti in questa maniera qua. Ma non è. Non posso assumere qualcuno che me li lavi al posto mio? Non posso assumere qualcuno che li lava al posto. Perché cadono i piatti? Non devono cadere i piatti, signore. Non devono cadere. Perché se cadono poi si rompono, si sporcano di più. Poi prima è passato pure il topone. È passato il topone. Cioè, raga, ma il nostro ristorante è sporchissimo. Ma vengono i nastri, ci fanno un curio grosso così, ragazzi. Un plain hot dog ancora? Ancora plain hot dog. Ah, i plain hot dog sono la nostra specialità, signori. Guarda che gliela preparo subito, guardi. Piatto pulitissimo. Oddio, ho lasciato l'acqua aperta. Mo si laga tutto quanto. Mo si è lagato tutto quanto, signori. E uno e due. Coltelli per terra, ovviamente. Poi i nastri arrivano. Anche i panini per terra. Anche i panini. Anche i piatti per terra, signori. Ma che ci frega a noi? Basta che ci pagano. Lui. O lui. Lui. O lui. Lui. Magna. Ok, signore. Lei ha chiesto sausage and beer. Una birra? Scusi. Noi non vendiamo birre qui dentro, non ci alcolizziamo qui dentro. Ha capito?
La birra qui noi non la vendiamo. E se ne va indignato. Ma la birra qui dentro non la vendiamo, perché questo qui non è un locale di alcolizzati, signor. Qua non ci si alcolizza manco per sbaglio, guarda. Non ci si ubriaca manco per sbaglio. Questo è un paninaro quasi perfetto. Se solo non ci fossero i toponi, sarebbe un locale perfetto. Ma non c'è qualcuno che... No, non c'è più nessuno. Ah, il topon! È il topon! Vai via! Vai via! Topon de merla! Andate via! Andate... Ma perché non si può chiudere la porta, signor? Ma io voglio chiudere la porta per non far entrare il topon. Vabbè, comunque, che ordinate voi? È sempre la stessa cosa. Ma ordinate qualcosa di... Una salsiccia. Ma ordinate qualcosa di un pochino più diverso, ragazzi. Ma siamo in un paninaro. Oddio, stavo sbagliando, perfetto. Questi vanno qua. E guardate un po' cosa stiamo preparando. L'hot dog. L'hot dog. Sapete che hot dog vuol dire cane caldo in inglese? E praticamente l'hot dog è preso dal bassotto, in teoria. Il nome è preso, cioè la forma, il nome, l'hot dog è preso dal bassotto, in teoria. Senta, io ho finito le salsicce qua, che vogliamo fare? Me le compra lei le salsicce per favore? Oh, mi dispiace pure perché c'è una maglia nera. A me piacciono un botto le maglie nere. Oh, è un marrone, non saprei. No, è nera. Allora, ma ci sono provviste qua, qualcosa? No, non c'è niente? Assolutamente nulla. Allora, dalla regia mi dicevano che doveva arrivare un camion. Ora, se è arrivato il camion e io non me ne sono accorto e sono stato guardando a cucinare e praticamente non mi ha consegnato la roba, io che ce posso fare? D'altronde è il mio lavoro questo, ragazzi. Cioè, devo cucinare, non c'ho un secondo staffer che praticamente mi prepara i panini. Io sto qua a aspettare l'autobus e il camion, quello che è. Ah, devo ordinarlo! Devo ordinarlo. Ah, ecco qua. Ah, ecco perché devo ordinare il cibo dal mio computerazzo. È arrivato. Non mi schiacciare che poi ti mettono in carcere, Ok, eccolo lì. Queste sono le salsicce. Questi sono i panini. Allora, signori, sono arrivati i panini. Io quello lo ammazzo. Ma ha fatto cadere la cosa in terra. Ma io quello lo ammazzo, dai, che devo. Lo devo ammazzare! Lo devo ammazzare a quello! Siamo pronti per consegnare al signore che ha fame. Alto pozzo! Il tuo pazzo! Levati! Ah, lo posso prendere in mano! Che schifo, l'ho preso in mano! Ma levati, ma nella spazzatura! Nella spazzatura, che si voleva mangiare i miei panini? Ok, non badate al fatto che praticamente mi sono messo la maglia nuova, mi sono tagliato i capelli, mi sono messo il cappellino e mi sono tagliato la barba. Però comunque, ragazzi, questo video finisce qua, mi dispiace, però stava durando così tanto tempo. 8 minuti, mamma. Era finita la partita, va bene, era finita la partita, non c'avevo voglia di farne un altro, quindi questo video finisce qua. Mi raccomando, se volete un altro gameplay di questo gioco, mi raccomando di scriverlo qui sotto nei commenti. Io vi saluto, e ci vediamo nel prossimo video. A gente!